Overtime. Mario Giunta di Sky, buongiorno. 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 Ci sentiamo rassicurati dalla buongiorno. Presenza del più piccolo di noi, sì, il più piccolo, che gioia. Tu ti ricordi? Che brutti esseri che siamo a stare sulle spalle del più giovane, del più... Ma tu ci starai sulle Dovremmo spalle, proteggerlo noi e tenerlo invece noi. Ma da cosa? Grasselli, ma che cosa dici? Sto mito aprile a te ti portavo un po' di sconquasso Sto stamattina. Cercando di fare uno scherzo alla Catoni, Giunta, ma non mi riesci. Ma non ci riesci, fa degli scherzi orrendi, ma come fa uno a cascarci? Scusa, perdonami. Cioè, cosa? Tu stai prendendo colazione, Giunta, facci capire. No, sto in giro. Dica. Veloci dobbiamo essere, No, ma di veloce perché ti attacco il telefono e te ne vai a quel paese oggi, dritto. Dica. Ah, ecco, meno male. Allora, facciamo così, prego, Grasselli, interroga Giunta. Proviamo a partire dalle sensazioni per quanto riguarda la serata di questa sera di Champions. Ci sono due partite che sembrano al pronostico scontato, Barcellona-Atletico per il Barcellona, Manchester United-Bayern per il Bayern, con le quote che sono uguali, ovvero la vittoria delle favorite vale 1,45, la vittoria delle sfavorite 6,50. Soprattutto nel caso... 6,50? È un botto. United-Bayern. Bayern a 6,50 è tanto, infatti, e noi volevamo puntare i nostri due eurini proprio sul Manchester United. Pensa po', però, no. La vedo dura io, la vedo molto dura. Che pensi? Al massimo punti su un pareggio a questo punto. Perché non vede nella singola partita la possibilità che i Red Devils facciano scottare al Bayern l'importanza. Io vedo che il Bayern è una squadra troppo più forte. È quello che vediamo. Beh, tutti, il discorso è questo, è molto semplice. Nel senso, sono dei marziani il Bayern. Ho avuto la fortuna di vederli giocare, no? Pure voi avete avuto la fortuna di vedere le partite di Bundesliga. Come no? E sono dei marziani. E la vedo molto dura per il Manchester. Anche per il fatto che poi. Sì, soprattutto perché è la stagione peggiore del Manchester degli ultimi anni. Soprattutto per la situazione ambientale, ecco, Moyes non è che sia tanto amato, anche se ricordo che Ferguson pure stava per essere cacciato i primi anni al Manchester United, poi ne è rimasti 25. L'unico che rimane ancora è Wenger, non riesco a capire il motivo. Noi poi ce ne libereremo Axel Wenger. Non lo ami Wenger, Mario? Beh, basta, è finito il ciclo di Wenger. Direi che da almeno 5 anni è finito il ciclo di Wenger. È in menopausa da 5 anni almeno? Non c'è più, insomma. No, vabbè, ma sai, dopo così tanto tempo. Ha fatto lo stadio. È anche giusto che ci sia un ricambio, ma anche per vedere, per testare se l'Arsenal riesce a giocare con anche un altro tipo di allenatore. Perché io sono curioso. Sono curioso da questo punto di vista. Sarei curioso di vedere questa squadra allenata da un altro signore. Tipo? A chi ci vedresti sulla panchina del tuo Arsenal? Tipo... Ah, boh, non lo so. Perché qua è dura, perché sai, sono quelli alla fine, quelli bravi. Villas Boas? No, Spalletti. per carità di Dio. Ecco, Spalletti, bravo. Spalletti Grazie. Potrebbe essere un ottimo allenatore per l'Arsenal. Perché no? Anche perché avrebbe giocatori quasi che calzano a pennello per il suo schemino. Clip? Come? Clip. Niente, incredibile, non sa neanche pronunciare i giocatori. No, guarda, oggi lo sto pronunciando tecnico, lo sto pronunciando tecnico, certo. Jagan Club. Hai capito? Giunta per dire la pronuncia tecnica, ma che vuol dire? Ma Jagan cosa? Club come sarebbe sulla panchina dell'Arsenal? Che allenatore sta dicendo? Scusi. Jürgen Klopp. Ah, Klopp, anche Klopp andrebbe bene. L'importante è non vedere Wenger. Ok, vabbè, niente, si è rotto le scatole di Wenger. Questo mi sembra un fatto assodato. Allegri. Per quanto riguarda basta. Ma come Allegri? Mancini, Ancelotti. Lui spinge proprio l'Italia, Martino Mancini. qualcuno. Anche Senti, io potrei andare all'altra. Certo, te le potrebbe fare tante cose, Giunta, però insomma magari tempo al tempo, pian piano. Senta, sull'altro quarto di finale invece, che vede buono questo derby. No, invece non sono tanto d'accordo su Barcellona-Atletico Madrid. Io rispetto i quotisti, però occhio all'Atletico Madrid, che è vero che gioca al Camp Nou, ma secondo me non è così scontata. Soprattutto perché? È il partitaso. Soprattutto perché... Che ne so, che no, nel Barcellona a difendere la porta ci sarà
portiere. C'è Pinto, Pinto può succedere di tutto. Basta tirare in porta con Pinto, ragazzi. Basta tirare in porta, prendere la porta e poi... Ed è gol, Martino si fa il segno della croce ogni volta che riescono a tirare. Quindi... Non dico che è gol, però insomma conosco... portieri dilettanti molto più forti di Pinto, ecco. Pinto. Va a ridere, portieri dilettanti più forti di Pinto. Sì, infatti 6,50 anche in questo caso merita una puntatina. Quindi insomma potrebbero anche uscire due pareggi, ma insomma questo solo il tempo ce lo dirà. Si è chiusa ieri con posticipi del lunedì. La... Io non ho visto, quindi abbiate pazienza. No, perché non c'è treno, problema. Non c'è problema, infatti. Però abbiamo, insomma, possiamo anche chiederle un commento dalle cronache, perché Mazzarri è stato pescato in un labiale che oggi prende la prima pagina della Gazza. Inter, che vergogna per il fatto di essersi fatto rimontare all'ultimo secondo. È davvero una vergogna perdere, pareggiare, no. Insomma, apposta, infatti. Beh, una vergogna no, per carità di Dio, no. Capitare. Certo, Guarin ce l'avrà, non ha visto neanche il gol del Livorno, il 2-2. No, mi hanno raccontato il secondo gol del Livorno di Emegara, che è un assist di Guarin. Sì, sì, che è palla che passa dietro a Samuel che non recupera, e Emegara li prende 3 metri in due. Esatto. Però vergogna, mi sembra un po' troppo, dai. Un po' troppo, ecco, insomma, tra l'altro ma Livorno mi pare di aver capito che non ha mai mollato, no? Questa no. È una delle qualità di questa squadra, sì. Allenata dal grande Mimmo Di Carlo, al quale bisogna fare solo i complimenti, perché ha rivitalizzato una squadra, sa, speriamo li possa salvare, insomma se lo meriterebbe. E detto ciò, neanche fa tutti questi complimenti. forse troppo. Detto ciò, vergogna mi sembra eccessivo, forse è un attimo di rabbia da parte di Mazzarri, che ha perso l'ennesima occasione. È una squadra strana l'Inter, comunque. Sì. È una squadra molto, molto strana, non riesco ancora a capire, sono 2 anni che non riesco a capire l'Inter, sarà un mio limite forse, perché ha dei buoni giocatori, ha delle buonissime individualità, a tratti gioca anche del buon calcio. Sembra tra le prime proprio, ci sono delle partite che ti dà l'impressione, dici cacchio, questi affrontati. Sì, ad esempio la partita a Verona dell'Inter, una partita solida. Non dico perfetta, ma ottima, no? Poi a questi blackout delle volte veramente si dimentica quasi di giocare a pallone. Il problema è che secondo me sempre che i giocatori più forti che ha, che sono molto molto forti, sono dei giocatori che in una partita su due diventano molto morbidi. Se tutti mi viene in mente Palacio, che è secondo me un giocatore fantastico, ieri però si mangia uno, lo fa, se ne mangia due, tu non hai visto Mario, ma se ne mangia due che deve mettere dentro, e così insomma tutti gli altri. Ecco, Hernanes forse alzerà un pochettino la media, perché Hernanes alza un po' la media del centrocampo dell'Inter. Sì, delle volte sì, sono un po' morbidosi. Diciamo. Come Alvarez, morbidosi. Che è uno che si è ispirato in giornata, te la fa vincere magari anche una partita. Sì, però... è vero. Però... Secondo me nei momenti decisivi mancano due giocatori di personalità, forse questa è l'unica spiegazione che possiamo dare. E di continuità, cosa che per esempio non so, per fare l'esempio sulla Roma, no? Che erano partite più o meno dallo stesso punto, cioè due squadre molto discontinue, hanno avuto negli ultimi anni un cammino simile, hai messo dei giocatori tipo Benatia, tipo Strootman, esatto, e ci metto anche, sai chi, Gervinho. Gervinho è un giocatore che anche quando non segna o non fa assist, che capita di lato, per esempio contro il Sassuolo, ti fa comunque una partita che, cioè, sotto quel rendimento non scende. E questi sono giocatori che comunque poi alla fine, nell'arco di una stagione, possono farti la però differenza. Però non crocifiggerei il povero Palacio. Palacio era semplicemente per dare che, perché è il più talentuoso, cioè il giocatore proprio il più forte che hanno. Però secondo me a volte ha dei periodi che durano anche 3, 4, 5 partite in cui cala, che stanco sicuramente, però calando così tanto alla fine la squadra non ci capisce più niente, perché tu ti affidi a uno perché dici cavolo quanto è forte, mi ci affido, poi però arrivano quelle 3, 4 partite in cui tu fai lo stesso di passaggi,
passaggio, stesso tipo di movimenti, che però poi non hanno la risposta da parte del terminale che avevano fino a mese prima, e allora non capisci più niente, quello sì, di, sì, sì. Dicevo. Detto questo, il Livorno... Sono circondato dall'esercito, infatti sei... non si è esplosa la guerra, oppure... Molto bene. C'è il Livorno, complimenti a Di Carlo, che lunedì affronterà la Juventus. Parlavamo con Valentina, metti che la Roma dovesse fare il proprio dovere sia contro il Parma che contro il Cagliari. Gli va a meno 5. Sì. Con una partita io non ho, allora, nell'ultima fase della stagione non bisogna dare per scontato nessun tipo di partita, perché ci sono delle squadre che giocheranno alla morte, tipo il Livorno, tipo il Livorno, tipo il Sassuolo, tipo il Bologna, perché è vero che la Juventus sulla carta e sulle figurine ha un calendario molto facile, nel senso, insomma, molto più semplice quello della Juventus che della Roma, che la Roma affronta la stessa Juventus e poi deve andare a giocare a Firenze, ecco. È un calendario un po' più complicato. Però ci sono contano nell'ultima fase della stagione, contano solo ed esclusivamente le motivazioni. E io credo che affrontare delle squadre, anche se le affronti in casa, delle squadre che si giocano la vita, sportivamente parlando, e quindi la salvezza non è mai facile. E le affronta tutte, Juventus Livorno. Poi c'è Udinese Juventus, che vabbè, è quella, insomma, è giusto il campo, è un campo comunque difficile. Poi Juventus Bologna, Sassuolo Juventus. E sono toste per detto, ovviamente, per la grinta dell'avversario, sì, che deve salvarsi. La Juventus poi gioca due in casa, due su tre in casa, però insomma io credo che Bologna, Sassuolo e Livorno, la Juventus non le debba considerare delle vittime sacrificali che arrivano allo Juventus Stadium o che vedono la maglia della Juventus e dicono vabbè, ci proviamo la prossima volta a conquistare tre punti o un punto. Saranno secondo me delle partite molto 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 interessanti. Poi è chiaro che dal livello tecnico, ripeto, teoricamente non ci sarebbe assolutamente partita, ma questo è il bello del football. Anche perché ricordo il tuo commento dopo la partita Juventus-Chievo, che è più o meno quel range di squadra, range. Comunque avevi visto una Juventus in difficoltà nonostante il risultato. Ma la Juventus è un po', ripeto, nonostante dei numeri meravigliosi della Juventus, è un po' in calo fisico, un po' in calo di non dico di testa, ma anche se vedi l'atteggiamento in campo della Juventus è meno aggressiva, quindi sta affrontando una seconda parte della stagione secondo me un po' non dico in debito d'ossigeno, ma comunque con delle difficoltà. Poi è piena zeppa di giocatori meravigliosi, di giocatori che possono risolverti la partita da solo, tipo Pirlo, tipo Vidal, e nelle peggiori delle ipotesi la vincono loro, la partita. Ripeto, a Genova l'ha vinta soltanto Andrea Pirlo. Sì, infatti, in più di un'occasione poi è decisivo un uomo su tanti, tutti per la tenuta, però poi è decisivo veramente uno. Tanti che possono fare la differenza, a differenza ovviamente di quelli che andranno ad incontrarlo. Vedremo un pochino. Speriamo che Berardi non si faccia squalificare una partita prima di... Chi? Berardi che alla Roma ha fatto ma gol. Ma guardate, Berardi, ecco, volevo un attimo di Berardi. Non so perché me l'era segnato da te. Ah sì, eh? Io l'ho visto in Sassuolo-Roma, sì. Siccome l'avevamo esaltato in maniera assurda per 4 gol al Milan, che era una partita abbastanza particolare quella là, perché il Milan era una squadra in quel momento della stagione veramente in un momento critico, sì. Critico. Poi questo ragazzo si è perso totalmente. Ecco, non vorrei che gli mancasse un po' di testa, un po' di personalità. Non lo so. È stato... anche contro la Roma l'ho visto, non ha mai dato la sensazione di mettere in difficoltà la difesa della Roma, che non è mai facile, per carità, ma almeno provarci sarebbe stato un buon tentativo, no? Trattato malino, secondo me, da Malesani, cioè là è stato un disastro. No, ma poi vedo che è un ragazzo che si scoraggia facilmente, che delle volte gli piace anche un po' il contatto fisico, la provocazione. Ecco, non mi appassiona da questo punto di vista. È bene che, secondo me, nel corso della sua carriera trovi
un allenatore che lo inquadri anche da questo punto di vista. Però andare in doppia cifra nel Sassuolo a 19 anni in Serie A, da alla destra o da attaccante esterno, comunque non è malaccio. Ha fatto triplette. Però ha fatto 3 gol alla Samp, 4 al Milan. No, no, lo so, sicuramente. A parte che insomma l'abbiamo esaltato anche per il fatto che io l'avessi preso a 1 al Fantacalcio, e questo certifica anche quest'anno la mia maggiore competenza su tutti gli altri. Tu non puoi vivere la tua vita basandosi sul Fantacalcio, te lo ripeto. Quando prendi Berardi a 1 e fa 13 gol, certifichi che del gruppo con cui fai il fantacalcio sei quello che ne capisce di più, e quindi lo devi esaltare. Non entro nel merito di chi fa il fantacalcio, sinceramente, perché Berardi, insomma, al mio fantacalcio, al quale tu dovrai inchinarti la prossima stagione, insomma, era uno dei più attesi insieme a Zaza, perché noi siamo dei grandi conoscitori di football. Con chi lo fai? Con dei ciechi e dei sordi tu? Tra l'altro, c'è che sordi anno. Che l'hanno già eliminato. Ora, mo, vorrei dire niente, però. Coppa, purtroppo, fuori. Ma là c'era anche la sfortuna. Oltretutto, l'hanno anche già eliminato. Quindi, già eliminato. È ultimo in classifica. No, ultimo no. Lei lo gioca al San Filippo Neri. Il fantacalcio. No, dove lo gioca? State sereno. Uno che avrà grandi valutazioni sarà Scuffet, che continua a darci soddisfazioni. Scuffet, Sì, sì. Che dice? Ieri 7 e mezzo ha preso, l'ha vista, non l'ha vista? Ieri ho visto i voti, 7 e mezzo, ma ripeto, non lo porterei al mondiale, cioè non è che cambia. Infatti lì lo volevo portare. Se gioca un'altra partita ottima, sono contento per il suo processo di crescita, ma sta dimostrando di essere un predestinato, sta dimostrando di essere un bel portiere. Spero per lui che il prossimo anno possa indossare una maglia molto importante, di una città molto importante, e che possa... continuare con queste prestazioni. Però attenzione, perché quando cambi squadra, quando vai in una città con grandi pressioni, non è semplicissimo, perché comunque bisogna saperle anche gestire. Ok, ci sta dicendo che Scuffet verrà alla Roma, quindi praticamente tra le righe io riesco a leggerla. Comunque no. Per esempio, la parola di oggi sulla quale discutere è, secondo me, procedura, come direbbe Conti. Procedura? Va bene! Procedura perché? No, vabbè, ma lei è completamente fuori di testa. Perché Renzi vuole abolire, diciamo, il Senato e i soloni della politica. Ma è fantastico, vuole abolire il Senato? Il presidente del Senato poi dice... Esatto. I soloni dicono perché, insomma, potrebbe essere invece una cosa positiva, perché si riducono i costi, la burocrazia si velocizza, eccetera. Certo. E la gente, infatti, è abbastanza d'accordo. Nel mondo del calcio succede che un arbitro prende una decisione giusta, e la gente dice, cavolo, finalmente uno che prende la decisione giusta, ma i soloni, anche in questo caso Busacca e Collina, dicono, quel consulto è troppo tempo, non si deve ripetere, o anche sulla Gazzetta, le pagelle, nonostante la gente sia contenta, i soloni, insomma, la procedura non va bene. Ma ieri ascoltavo una discussione a Tiki Taka, facciamo sempre così, dice, insomma, senza le procedure, senza come dire, il bypass delle procedure, noi saremmo sempre allo stesso punto all'età della pietra. Quindi è grazie al bypass delle procedure che poi si fanno le piccole rivoluzioni. Detto questo, certo, secondo lei, Rizzoli, insomma, già abbiamo detto ieri in parte, però è d'accordo sul fatto che le procedure a volte debbano essere bypassate? Ecco. Sì, assolutamente. Per arrivare a una, come dire, una decisione giusta. Assolutamente sì. Devono essere semplificate, devono essere saltate per arrivare. Poi, come hai detto giustamente te, in una filosofia di un livello sociologico altissimo, arrivare alla conclusione giusta. Io non sono d'accordo con chi critica l'operato del buon Rizzoli. Mi spiegassero che cosa avrebbero fatto loro. Che cosa avrebbero fatto loro, nel senso, quale sarebbe stata la procedura esatta in quella situazione. Evidentemente la procedura esatta sarebbe stata fischiare il calcio di rigore molto, 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 e aggiungo un altro molto dubbio. Sì. E poi via alle polemiche del lunedì. Invece Rizzoli, che credo sia un arbitro, ripeto, preparato, tant'è che rappresenterà l'Italia al mondiale,
al mondiale ha... probabilmente sarà quello che arriverà più lontano di tutti, questo. Sì, probabilmente ha fatto una sorta di rivoluzione, ma tra l'altro questa rivoluzione è già successa in passato, è già proprio successa quest'anno, l'abbiamo fatto vedere anche noi con Giacomelli che aveva dato un rigore, poi è tornato sui propri passi. Quindi voglio dire, io non capisco perché si debba avere questa paura di cambiare delle volte delle, non dico delle carte in tavola, oppure di toccare dei paletti che delle volte sono vecchi, sono obsoleti, sono veramente inutili per un calcio che è in continuo cambiamento, no? Il calcio piano piano va sempre più avanti verso la modernità, no? Posizione sbagliata, in ritardo sulla ripartenza. Rizzoli ha commesso una serie di errori shock. Mario, no, vabbè, ma le quotidiani sono impietosi. Shock. Ma sono di una severità che shock sono shock. Tante altre cose, cioè voglio dire. Sul sommario sono... l'hanno messa. Dai. Shock. Sono altre cose. Io credo sì che chi siano un po' dei giudizi abbastanza severi da questo punto di vista. Ma mi sorprendo sempre di più che nel mondo del calcio poi non si voglia fare questo passo. Sarebbe importante, sarebbe fondamentale per vivere anche la partita, il calcio in maniera serena, in maniera più vera, tanto per cominciare, più vera. Poi vedremo. Io ricordo sempre che una finale del campionato del mondo si è, secondo me, decisa tramite l'aiuto della tecnologia e tramite la collaborazione degli stessi arbitri. Ci hanno messo anche là un paio di minuti per decidere la finale di Coppa del Mondo, no? La testata di Zidane a Materazzi. Sì. Poi si va sempre verso, si parla sempre che il calcio si deve modernizzare. Facciamo gli stadi, negli stadi vengono trasmesse, no? le immagini sui maxi schermi, sulle cose, però gli episodi poi vanno, no? No, secondo me c'è proprio un errore di italiano, c'è l'analisi di stavo dicendo Rizzoli, la conclusione del pezzo, cito, di Pinna, non è andato bene quest'anno, Catania Milan eccetera, poi il Torino con la Juventus Torino, fallo di Pirlo, due sui calciatori, fino a quello che ha combinato al Mapei Stadium, un errore colossale, non è un errore. Non ha commesso un errore, giusto, pensa, ma ogni volta che c'è una decisione sbagliata nessuno si sciocca, cioè, in italiano errore giusta, è chiaro quello che significa, tutti. Ovvero uno sbaglio, non è un errore, ripetiamo, è andato borderline perché la procedura non prevede questo, però non ha fatto nulla di vietato, mi sembra, ma anche io perché, quando si parla di, ripeto, come dicevi tu giustamente te, quando si parla di procedure non mi suona strano, no? Nel mondo del calcio, durante una partita di calcio con l'adrenalina, con la tensione, con tutte le emozioni che porta dietro, poi anche la partita di calcio, stare appresso alle procedure, no? Una volta che il buon senso vince, cioè si chiede agli arbitri di parlare, secondo me magari succedesse in tutte le partite una cosa del genere, se ci fosse un rapporto che permettesse scene del genere in tutte le partite sarebbe molto migliore tutto il calcio. Poi tra l'altro devo dire che insomma è un episodio che era successo alla fine del primo tempo. Secondo tempo non ci sono stati atti di nervosismo, sai, di solito no, poi può succedere, no? Che la partita si innervosisce, invece è filata dritta senza nessun tipo di problema. Quindi, secondo me, poi è stato bravo anche nella gestione, no? Della, da 6 minuti di recupero nel secondo tempo. Da 6 minuti di recupero. Molti ho letto che sono aggrappati anche ai minuti di recupero che ha dato nel primo tempo. Ecco, secondo me, ripeto, è un attacco abbastanza gratuito e abbastanza inutile, secondo me, non, come sempre, poi delle volte noi italiani nel nostro calcio ci facciamo autogol da soli, perché attacchiamo sulle prime pagine dei giornali quello che sarà, ripeto, il nostro rappresentante della classe arbitrale. Non è che poi Rizzoli fa parte del nostro calcio, cioè quando andiamo all'estero e lo esportiamo all'estero, cioè lui rappresenta il nostro calcio, quindi non è che è un ente, è un extraterrestre che viene preso e viene spostato in Brasile, quindi ci facciamo un autogol da solo a presentare un arbitro in Brasile sfondato dalle prime pagine
dei giornali. Per il semplice fatto, secondo me, questo accade quando poi tu ti fai un'opinione, non lo so, per dire, sì, sei un mezzo di comunicazione che devi fare opinione per una certa squadra di calcio, poi quell'arbitro sbaglia per quella squadra, tu gli devi andare contro, quindi ti va sulle scatole la volta successiva, anche se fa bene, visto che rimbalza agli onori e ai disonori delle cronache, tu lo attacchi e lo sfondi. Sì, sbagliando. Delle volte, ripeto, sbagliamo anche noi che facciamo questo lavoro nei giudizi accertati e sbagliati. Delle volte, sai, bisognerebbe... Ci sono i tifosi delle squadre di calcio e i tifosi delle opinioni. Un esame di coscienza anche noi, eh? Ci sono i tifosi delle squadre di calcio, ovviamente tra la gente, ci sono i tifosi delle opinioni tra i giornalisti. Beh, sì, perché a molti conviene fare così. Una volta che prendi una cosa, devi tifare perché le cose, cioè, non tifi più neanche per la squadra di calcio, tifi perché le cose vadano come tu hai detto. Che certo, è una cosa... ma invece delle volte è tanto bello anche confrontarsi cambiare opinione accettando un confronto, no? Sì. È vero, hai ragione, secondo me la gente delle volte, ma io me ne accorgo anche nella realtà di Roma, delle volte la gente davvero spera che, insomma, le cose possano andare male per avallare delle proprie tesi. Siamo entrati in un loop negli ultimi 2 anni pazzesco da questo punto di vista, eh. No, pazzesco. Quello è vero. Io sto ancora, insomma, contando le persone, no, che criticavano determinate dirigenti, determinati personaggi gli anni passati. E ne hanno dette, ne hanno dette tante. Poi cambiano obiettivo per risolvere l'attenzione. Ne hanno dette. Poi è vero, cambiano obiettivo, come dice Valentina, però il loop è sempre negativo. Sempre negativo. Ma non. Non capisco il motivo. No. Non lo capiremo mai. Guardate che l'intelligenza, non dico che siano persone non intelligenti, ma delle volte anche ammettere un proprio errore o ritrattare, ma nel senso, in maniera, ripeto, dopo un confronto, dopo che comunque hai detto le tue idee, è sintomo di intelligenza, secondo me. Ma ritratti e ti metti in discussione se parti da un presupposto sincero, se parti da un preconcetto che fa audience è diverso. Pensate una cosa, cioè, il mestiere del giornalista, secondo me, è un mestiere molto semplice, no? Noi dovremmo raccontare quello che succede, eventualmente criticare, perché è il nostro diritto criticare, no? Sì. Una squadra che gioca male, un atteggiamento sbagliato, perché a un dato oggettivo, no? Abbiamo il diritto di criticare. Quando invece le cose vanno bene, si commentano se vanno bene. No, invece, e questo sarebbe il mestiere più facile del mondo. Sarebbe, no? Sì. Invece niente, molti vogliono complicarsi la vita. Ma perché? Per guadagnare davvero degli ascoltatori o un saluto per strada, secondo me. Sì, io poi certo. rimango sempre di questa linea. È così, è per una finta fama che poi non serve a nulla a nessuno, tutto lì. Mario, grazie della tua mezz'ora ben spesa, sì. Sentirei di aggiungere, insomma, in nostra compagnia, ci ritroveremo domani, intanto buona giornata, buon lavoro. Ci ritroveremo domani, mi hanno rigato la macchina. Non benissimo. Questa notizia. Questi sono tifosi delle proprie ti opinioni. Ti lasciamo sproloquiare in pace, allora, sì, avrai qualcosa da dire. Io sono tifoso soltanto della mia squadra di fantacalcio. Vedi, Permettimi di portare avanti il mio loop di opinioni. Faccia. Soprattutto tu che il fantacalcio ancora puoi giocarlo. Grazie, faccia. Mario, a domani. Arrivederci. Ciao, e grazie a Mario Giunta di Sky. Overtime.